Luciano Ravenni per ForzaSanjo.it a pochissimi istanti dal triplice fischio. Luciano, non abbiamo visto una squadra brillantissima, però insomma ricordiamoci tutti che è calcio d'agosto, una gran bella preparazione pesa soprattutto rispetto allo scorso anno e che ancora la stagione ufficiale deve cominciare, per cui dai, non credo ci sia troppo da recriminare, anche se di una prestazione insomma che ha lasciato, diciamo, non proprio contenti, dai. No, tu hai detto bene, cioè è normale ora, c'è la fatica nelle gambe. Troppi, cioè tanti carichi. Io l'ho vissuta sino dal 23 fino ad ora, sì. Doppi allenamenti, si è fatto una preparazione da professionismo, si diceva anche in panchina o in mista, siamo pesanti. Più di 20 giorni di c'è ripiego. Giocatori che si conosce bene e non stanno dando quello che hanno dare, ma è normale. Le cose positive sono che noi tutte le amichevole abbiamo fatto non abbiamo subito gol. Sì, sì, quella sì, è una cosa importante. Sì. Vuol dire il mister ha lavorato parecchio nella fase difensiva, come del resto l'anno scorso si prende a diversi gol brutti, insomma. Ecco, comunque stiamo tranquilli perché il gruppo c'è, la potenzialità c'è e sono convinto si fa un bel campionato. Ecco, ti chiedo, sabato comincia appunto la stagione ufficiale, sentivo qualche mugugno in tribuna, però insomma dai, penso che ancora ci siano tanti margini di miglioramento per questa squadra. No. Cioè non facciamone un dramma, ecco, no. Mettiamola così. Io dico solamente agli sportivi... Perché l'anno scorso, scusami se ti ho interrotto, sì. Ma l'anno scorso, grosso precampionato, prime certo. Quattro partite, sì. Due punti e le prendevamo gol a grappoli, no? Quindi no, tu hai detto te, l'amichevole, io la mia esperienza mi dice che lasciano. Le amichevoli sono fatte esclusivamente per trovare la condizione, sì, per sì. Trovare certi meccanismi, certi schemi di gioco. Sì, sì, oggi sì. Siamo partiti con 4-2-3-1. Certo. E stiamo buoni, stiamo tranquilli perché non ci dimentichiamo che dobbiamo recuperare Romanelli. Certo. E poi dobbiamo recuperare. Il mediano Aliboni, per cui noi stiamo tranquilli che noi ci abbiamo una grossa potenzialità, bisogna stare tranquilli. L'ultima cosa, sono 29 giocatori a vostra disposizione, ti chiedo dall'alto della mia più completa ignoranza di spogliatoio, non sono tanti? Cioè la rosa non andrebbe un po' sfoltita, ti chiedo? No, ma questa è una bella domanda, però ti dico che... prima del campionato sarà sfoltita, ecco. Sì, ecco, questo, qualche elemento, magari sì. Ecco, per far posto a qualche un altro che sì, magari... Sì. No, valuteranno la società, ma sicuramente, sentendo parlare anche il mister o la dirigenza, sicuramente verrà sfoltita, ecco. Perfetto. Grazie Luciano, alla prossima. Ciao, ciao.